Un buon pomeriggio a tutti voi e un benvenuti a questa lezione del nostro TGN Giorno. Dopo un faccia a faccia durato 2 ore a Villa San Martino di Arcore, Gabriele Albertini, europarlamentare ed ex sindaco di Milano, non ha sciolto la riserva e si ritiene libero di fare le scelte che considera utili per lui e la città. L'ex numero uno di Palazzo Marino ha rifiutato la presidenza di A2A e altri incarichi nel PDL. Stefano Fumagalli. È il più cercato, il più corteggiato, il più pericoloso per qualcuno e l'uomo attorno al quale potrebbe stravolgersi la corsa elettorale verso Palazzo Marino. Eppure Gabriele Albertini è anche l'unico che in questo momento sembra sereno, attendista. Lui è già tornato a Bruxelles oggi, ma raggiunto telefonicamente conferma quanto riportano tutti i quotidiani. L'appuntamento con Berlusconi è stato cordiale, anche se ha rifiutato tutte le cariche alternative proposte dal Premier, dagli incarichi di partito a quelli in società pubbliche. Non vuole legarsi a nulla, ora anche perché non fa mistero di essere stato contattato da diverse forze politiche che gli hanno proposto un progetto. Se dovessi ritenere una di queste opzioni valida, deciderò di prenderne parte, dice l'ex sindaco. Per ora ascolto, rifletto e ragiono, aggiunge. Pensieri che risultano meno misteriosi secondo alcuni che già immaginano e descrivono quanto c'è dietro ogni porta. Il primo bivio riguarda le primarie del centro-sinistra. La vittoria di Stefano Boeri significherebbe una spinta uniforme del PD verso il proprio candidato, scenario diverso invece in caso di vittoria di Giuliano Pisapia. Una parte degli elettori del PD potrebbe non gradire il candidato, troppo di sinistra per qualcuno, e quindi partecipare attivamente alla costruzione di un terzo polo milanese, prova generale di quanto potrebbe accadere a livello nazionale. Esperimenti decisivi in vista dell'eventuale secondo turno su Milano, nel quale Lega Nord e terzo polo si trasformerebbero da comparse in protagonisti. Calcoli che Gabriele Albertini dovrà necessariamente tenere in considerazione.